Una vera e propria boccata d'ossigeno per il Chieti, che spugna il Tamburini di Monte Giorgio e torna al successo dopo due mesi. Prestazione d'orgoglio dei teatini che per una domenica cancellano le recenti opache prestazioni. I rossoblù tornano in campo dopo un turno di stop forzato causa Covid. Senza Omiccioli, nemmeno in panchina, e Di Mengo si affida a Misin, Santori, Ruci a centrocampo. In avanti il tandem albanesi per Pepai. Dall'altra parte Lucarelli, che si gioca la guida tecnica, deve fare a meno di Accamadu squalificato e di Aquilanti, fermatosi nei giorni scorsi per un problema muscolare. Ad arretrare sulla linea di difensori è Pietrantonio, mentre a centrocampo torna titolare Ventola. Gara dai ritmi subito elevati e ad avere la prima occasione la formazione di casa. Lancio in verticale dalle retrovie a pescare l'inserimento di Albanesi, che una volta entrato in area di rigore non ci pensa due volte a scaricare verso la porta, ma Fusco è attento e mette in angolo. Nell'occasione nuova tegola per Lucarelli, perché si fa male Bassini al suo posto in campo, Dondoni. Il Chieti con il passare dei minuti prende coraggio e crea presupposti per il vantaggio al 26esimo, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione il pallone resta tra i piedi di Consorte, che non ci pensa due volte, e la sua conclusione però termina al lato. Il preludio al gol, che arriva qualche istante dopo con Luca Fabrizi. Fa tutto il numero 9, che prende il pallone sulla tre quarti e dalla distanza fa partire un bolide che bacia la parte interna del palo e poi termina la sua corsa in fondo al sacco. Gol dal sapore liberatorio per l'attaccante, che va a condividere la gioia della rete con tutta la panchina. Dagli spioventi nascono i maggiori pericoli portati in avanti dai rossi di casa. Calcio d'angolo profondo, a svettare più in alto di tutti è De Meio, ma il colpo di testa trova il palo a dirgli di no. Dopo i primi 45 minuti il Chieti conduce per 1-0. Non ci sono cambi all'intervallo, con i teatini vicino al gol del 2-0 dopo pochi minuti. Punizione dalla distanza al Commele, che decide per la conclusione verso la porta con la sfera destinata all'incrocio dei pali, ma Gagliardini con un colpo di reni riesce a deviare in corner. L'arma in più del Chieti al Tamburini si chiama Luca Fabrizi. L'ex Castelnuovo si impossessa della sfera al limite dell'area e, dopo aver eluso con un tunnel l'intervento del difensore, riesce a mettere alle spalle del portiere, messo fuori causa nell'occasione da un rimbalzo irregolare della sfera. Quarto centro in stagione per l'attaccante. Fabrizi è in stato di grazia e solo un giro di lancette più tardi vede Gagliardini fuori dai pali e dalla distanza siderale prova il gol dell'anno, ma l'estremo ospite riesce a tornare sui suoi passi e mettere in corner. Ora per la squadra di Eddie Mengo le cose si mettono male, ma hanno un sussulto nella fase centrale del tempo. Prima il Ruci dalla distanza a calciare dal limite, attento Fusco a non farsi sorprendere. Poi entra in scena Pier Pepai, in ombra per gran parte della partita. Al 18esimo Fusco battezza male un cross in mezzo, l'attaccante anticipa e male la traversa a salvare il Chieti, poi sulla linea rimedia il portiere in qualche modo. L'attaccante ci prova anche la mezz'ora ad invertire le sorti della contesa, ma il suo tiro non c'entra lo specchio della porta. Il Chieti gestisce bene il finale, argina altrettanto le avanzate del Monte Giorgio e alla fine porta a casa una vittoria fondamentale in vista del Tour de Force prima della pausa natalizia, che partirà già mercoledì, quando all'Angelini arriverà il Tolentino, un'occasione da non fallire per scacciare via il tabù casalingo. Ma diciamo che questa squadra sta facendo molto bene fuori casa, quindi questa è l'ennesima conferma, 3 vittorie. Credo che poi quella di oggi sia stata una vittoria sofferta, ma comunque meritatissima. E il punteggio poteva essere anche più pesante di quello che è stato, e devo dire che siamo sulla strada giusta, sulla strada che dobbiamo percorrere per arrivare velocemente a tirarci fuori da, insomma, da questa situazione in cui ci siamo trovati. Però direi che per il morale è un ottimo risultato, un'ottima partita. Faccio i complimenti al mister e a tutti i ragazzi che hanno interpretato con un grande senso di sofferenza questa partita, hanno portato questo bel risultato a casa che ci rende contenti. E la prestazione è figlia di una settimana in cui bisognava dare delle risposte? Ma la prestazione è figlia del lavoro fatto all'inizio della preparazione. Diciamo che purtroppo noi fino ad oggi avevamo raccolto meno di quello che in realtà meritavamo. È chiaro che fuori casa abbiamo un buon ruolino di marcia, però la prestazione non è mai casuale, non è figlia di un lavoro di una settimana, ma è un lavoro che, ripeto, è iniziato molto prima. Credo che oggi i ragazzi si devono godere questo risultato, aumentare la loro autostima, perché hanno fatto una grande partita, e poi anche in casa i risultati arriveranno. Penso che con un po' di cazzimma vista oggi, anche in casa, insomma, porteremo a casa, ci toglieremo qualche bella soddisfazione. Ma guarda, è stata una partita, diciamo, che un po' rispecchia un po' l'inizio del nostro campionato, dove sinceramente ai ragazzi posso rimproverare poco, manca sempre qualcosa per fare i 3 punti. Secondo me
Stiamo lavorando bene, peccato che i 3 punti non arrivano, la classifica è preoccupante, ci dobbiamo rendere conto della situazione che stiamo passando e continuare a lavorare in questo modo, cercando che tutti dobbiamo dare qualcosa in più, perché la cosa importante, ripeto, è la classifica, anche se noi facciamo le cose buone, non portano punti, e i punti che portano i risultati. Noi, ripeto, io la squadra mia posso rimproverare solamente sui risultati, non sulla prestazione e sull'impegno, perché li vedo allenarsi e danno sempre tanto.